Nenna lo guardava in faccia con malizia. Si chiama Cesira la tua mamma? domandò la contessa alla fanciulla. Si chiamava Cesira, rispose l'alcide con voce rauca. È morta. Spiegò tranquillamente la piccina. La contessa Beatrice non volle guardare nel proprio cuore, e si strinse al petto la fanciulla. Sentiva un gran bisogno di dire qualche cosa, ma si faceva forza e taceva. Babbo Nicola, quando ebbe lasciato durare un poco il silenzio, cacciò una mano dopo l'altra nella gran spazzola dei suoi capelli e disse: Non bisogna parlare di queste cose. Nenna ci soffre. Pare così, che essa sia indifferente. Pareva davvero. Nenna alzava gli occhietti scrutatori in faccia al babbo. Quando è morta? domandò Beatrice. Babbo Nicola tossì e rispose, non sono ancora tre mesi. Ecco come è andata. Dovevamo partire per Oristano, dove la compagnia aveva bisogno di un alcide. Voleva venire anche lei, ma non gli stava bene. Un giorno si sentì più male. Venne il medico e mi disse, è spacciata. È andata così. Nenna, che non gli aveva staccato gli occhi di dosso un momento, a questo punto lo interruppe per dire a Beatrice, piange. Non è vero, protestò Alcide, ma era verissimo. È una sciocchezza, disse per scusarsi, lo so bene che è una sciocchezza perché se io l'ho picchiata, qualche volta un po' forte, è perché ho le mani pesanti e uno non può sempre regolarsi come vuole, essa poi mi tirava a cimento, io faceva per il suo bene, ma ora mi dispiace, povera anima, vorrei non averle mai dato nemmeno uno scappellotto. Era una buona donna in fondo. Babbo Nicola, disse Beatrice coraggiosamente. Voi siete un brav'uomo, la vostra ragazza non ha più madre, volete toglierla dal circo ed avviarla meglio. Avviarla meglio. Balbettò l'alcide. Che cosa vuol dire avviarmi meglio? Chiese Nenna. Vuol dire entrare in un collegio, studiare, e divenire maestra di scuola, per esempio, ti piacerebbe. Altro. Fare la maestra, sì, mi piacerebbe, babbo Nicola, lasciami fare la maestra, io insegnerò alle bambine a fare la rana. Quando Beatrice ebbe lasciato andare Nenna, con le tasche piene di confetti e di soldi, e si fu fatta promettere dall'alcide che tornerebbe presto a farle visita. Corse col tremito della gioia impaziente ad aprire un uscio, dietro cui l'aspettava suo marito a braccia aperte. Cosimo mio, disse, quanto siamo felici. Poi tacque lungamente, stretta al seno di lui. Egli non interrogava, perché aveva inteso tutto, stando sull'uscio. Quell'uomo non sa nulla. Disse ad ogni modo Beatrice, si vede che essa lo ingannava, egli non legge né scrive, l'hai visto. È una forza bruta, ma non pare un uomo cattivo. E la Nenna. Non è bella, non è nemmeno piacente, veduta da vicino, è tutta il ritratto di suo padre, ma ha qualche cosa nel sorriso e nello sguardo che quell'uomo non ha. Mi pare che essa sia la sua tiranna. Non mi piace, ecco. È una crudeltà, ma sento così. Già, posso essere severa perché non mi faccio più illusioni nemmeno sul conto mio, conchiuse sospirando. Che cosa voleva dire? Voleva dire che oramai sapeva d'essere come tutte le altre. Cioè cioè niente di meglio delle altre. Quando quell'uomo, che pure picchiava la sua donna, mi ha detto con voce lagrimosa che la funambola era morta, io che mi credeva migliore di tanti, perché non ho mai picchiato nessuno, io ho sentito una gioia feroce. Fortunatamente ho avuto vergogna di compiangere la povera orfanella. Non sono ancora giunta all'ipocrisia. Ma chissà. Forse vi sono avviata benino. Le parole di Beatrice erano severe e l'accento voleva essere grave, ma bastò che Cosimo le dicesse, proprio. Con un po' di canzonatura, per farla ridere come una pazza. Beatrice riuscì a ripigliare il tono serio, per dire, il cielo ci colma di favori. Ha fatto morire quella donna perché non gettasse la sua ombra in casa nostra. Ha dato a Nenna un babbo che le somiglia, che le vuol bene e che non si adatterebbe a vivere senza di lei. La nostra buona azione a cui avevamo rinunciato, nessuno ce la domanda, nessuno la vuole, nemmeno Nenna, che preferisce far la rana nel circo. Non vi avevamo rinunziato. Osservò Cosimo, ora tu sei ingiusta con te stessa, ora tu sei un poco ipocrita, ribatté Beatrice. La rana venne un'altra volta in casa dei buoni signori, la vigilia della rappresentazione a beneficio di Babbo Nicola. Nel manifestino che andava distribuendo, L'alcide prometteva al colto pubblico ed all'inclita guarnigione di piantarsi ritto sull'arena e di non lasciarsi smuovere da un torello sardo, che tirasse con tutte le sue forze, prometteva inoltre di sparare una cannonata reggendo il cannone sulle braccia. Beatrice quel giorno fu generosa con l'alcide, ma si scusò di non assistere alla rappresentazione. Non posso disse, e poi le cannonate mi fanno paura. Te lo diceva io, osservò Nenna, se sanno che spari il cannone, nessuno viene in teatro, tutti si turano le orecchie, quando Giovanna fa l'esercizio militare sul cavallo e poi spara il fucile, pensa. Nenna tornò un'ultima volta nella casina del mulino a vento, e fu dopo l'ultima rappresentazione quando si doveva imbarcare per Livorno, ma fu ricevuta da Ambrogio, il quale consegnò alla ragazza un cartoccio di confetti e un borsellino, a nome della contessa che non aveva potuto aspettarla in casa, perché aveva dovuto andare lontano. Essendo inutile continuare la bugia, poi c'è tanto tanto la ragazza non chiedeva della contessa ed era occupata a tastare il cartoccio e il borsellino, il vecchio Ambrogio si interruppe. La signora contessa, soggiunse, dice di scriverle quando avrai bisogno di qualche cosetta e di non dimenticarti di lei. Non ce ne dimenticheremo, cominciò l'alcide, la nostra riconoscenza. Nenna. Impaziente di trovarsi all'aperto per aprire il borsellino, tirò Babbo Nicola per un braccio. Andiamo Babbo, sai bene che è tardi. Non era vero che la contessa fosse andata lontano, ma siccome Nenna, veduta da vicino due volte, non ci aveva guadagnato nulla, Beatrice se n'era rimasta in speranza nostra. Aveva preferito dare un bacio di meno alla bimba e metterle una moneta di più nel borsellino. Undici tutta l'invernata successiva fu per Cosimo e per Beatrice un tempo di pace, fuggito nell'aspettazione tranquilla del loro piccolo messia, che doveva arrivare in primavera. A Silvio e ad Angela la felicità sorrideva ancora da lontano, ma non perciò essi si perdevano d'animo erano abbastanza contenti di sapere che la meta non fuggiva e che ogni giorno tramontato segnava un passo innanzi. Poi c'è se il codice civile era severo con Angela. La fanciulla si proponeva di essere scrupolosa nel far valere il proprio diritto e di non rimanere zitella nemmeno un giorno più del necessario. Silvio fingeva di ridere della fretta della sua fidanzata. Ma per essere sinceri, a momenti aveva più fretta lui. Era quando gli sembrava di declinare a vista d'occhio, di precipitare addirittura nella vecchiaia. Allora, col pretesto di tormentare un pochino la sua fanciulla, manifestava sgomenti e dubbi che tormentavano lui. Vedrai, diceva, ora ti sembra d'amarmi. Ma quando tu avrai 15 anni, io ne avrò 35, sarò vecchio e non mi vorrai più bene. Al che Angela aveva già trovato la risposta. Quando tu avrai 90 anni, aveva detto, io ne avrò 70, e saremo vecchi tutti e due e ci vorremo sempre bene. Ah, essa poteva pensare alla vecchiaia senza sgomento perché il suo amore, perché tutta la sua vita erano l'avvenire. E intanto Angela veniva facendo di tutto per correggere gli scrupoli di suo zio, in pochi mesi si era fatta alta quanto comare Beatrice, e senza cessare di essere un po' monella e un po' sentimentale aveva certi quarti d'ora di sussiego da contentare il più austero dei mariti. In lei la donna non vi era forse ancora, ma il pretesto all'amore vi era già tutto. Che cosa è l'amore? Aveva chiesto Angela un giorno che si faceva il gioco delle domande, al che Silvio aveva risposto all'improvviso, con la matita, un desiderio sempre sveglio, sempre insoddisfatto, di ottenere una cosa che ci sfugge. La fanciulla lì per lì non aveva capito nulla, e lo stesso Silvio, lì per lì, ne aveva inteso pochino, più tardi, quando egli ritrovò la domanda e la risposta nel quaderno di Angela, scritte con inchiostro rosso, che pareva sangue. Ci pensò lungamente e sotto gli occhi di Angela aggiunse al quaderno queste altre parole cattive che la fanciulla intese anche meno delle precedenti, che non è dir poco, pensa, scrisse Silvio, che cosa deve essere l'amore d'un vecchio, il quale, senza avvedersene, ama nella sua fanciulla la propria giovinezza perduta. Il vecchio, senza avvedersene, nella sua fanciulla, ama la propria giovinezza perduta, balbettò Angela. E vuol dire? Vuol dire che ti amo tanto da perdere il giudizio e scrivere delle cose senza capone coda. Angela non istentò a credere che fosse proprio così. Non perciò era scontenta del suo Silvio. Gli piaceva essere amata anche in quel modo strano ed oscuro, e solo che Silvio avesse avuto il cuore un po' più aperto all'entusiasmo, all'estasi, non avrebbe trovato nulla a ridire in quella sua filosofia, quasi sempre bigia, qualche volta nera. Glielo diceva chiaro, zio Silvio, gli diceva, essa lo chiamava ancora zio Silvio fuori del quaderno. Zio Silvio, a ragionare così nel buio, che gusto c'è? A me non dispiace la melanconia, tutt'altro, ma la melanconia che piace a me è una melanconia diversa, che non fa male. Verissimo, ad Angela non dispiaceva la melanconia, anzi ci trovava gusto, ma doveva essere una melanconia senza fondamento, come a dire lagrime di rugiada. Gemiti di Tortorella, ferite orrende fatte con la spina d'una rosa. Tante volte, se lui fosse stato capace di comprenderla, tante volte, al crepuscolo, accompagnando con gli occhi una nuvola viaggiatrice, si sarebbe ammalata così, di nulla, cioè d'amore e di dolore, per farsi guarire dal venticello del tramonto, da una carezza da un bacio. Ma sì, lui non sapeva sospirare al vento e pigliare sul serio le nuvole vespertine. Non la comprendeva bene, ecco. Era da compatire, aveva altre nuvole nel cervello, il professore, nuvole vespertine anche queste, ma un po' scettiche, molto filosofiche e punto romantiche. E se egli non pretendeva che la sua fidanzata vi tenesse fissi gli occhi della mente, che sarebbe stato pretendere l'impossibile, doveva pur riconoscere che mancava qualche cosa a rendere perfetto il loro amore e che vi era ancora un distacco fra Angela e lui. Che farci? Nulla. Aspettare che il tempo compisse l'opera sua. E intanto pigliare dell'amore quel poco che concedevano i 14 anni della futura sposa. Dell'amore di Angela, Silvio non poteva dubitare, perché essa aveva trovato cento maniere di dirgli che l'amava, che lo adorava come un angelo mandato da Dio, come Dio stesso, ed anche più. Cosicché il professore finì col dire a SM medesimo, senza peccare di immodestia, che la cosa era naturale. Pensò, aiutandosi con l'immaginazione: essa vedrà sempre in me un ideale severo che non potrà mai raggiungere, forse è il privilegio dei vent'anni che ci separano. Oggi il mio amore la lusinga, la rassicurerà domani, la conforterà più tardi, punto. Gli pareva bensì che a lui dovesse toccare un gioco difficile, quello di parlare all'immaginazione col ragionamento, ma era determinato a vincere. La posta era grossa, amare ed essere amato. Tutta questa filosofia, che più tardi doveva fare un gran bene al professore, intanto qualche volta lo seccava. Allora diceva sottovoce a se stesso. Amico, tu ragioni troppo, fa come lei, accontentati da mare e diceva forte scherzando, bambina mia, quanto bene mi vuoi oggi. Angela accettava subito lo scherzo, pigliando un'aria infantile e allargando le braccia, balbettava, tanto così punto. Ma non sapeva fare come una volta. Sono troppo grande. Diceva per iscusarsi, ma ti adoro. Non era aspettato che a marzo venne invece una notte di febbraio, annunziandosi quasi all'improvviso ed empiendo ad un tratto la casina bianca di un trambusto silenzioso e solenne. Ma fu, come doveva essere, un maschio. E dopo aver portato per tutta una settimana i più strani nomi che l'amore paterno possa immaginare, ebbe finalmente un nome di Cristiano battezzato. E si chiamò Silvio, come il compare della pallida mammina, la quale, sorridendo dal suo letto al nuovo amore, era certamente così bella, come non era stata mai. Ma ora il professore poteva notare questa cosa ed altre senza turbamento. Quando la mammina, sotto gli occhi di tutti, dava la merenda o la cena al neonato, a Silvio bastava guardare la faccetta bianca di Angela per leggervi che essa era pronta e rassegnata a fare altrettanto. Nel mese di marzo l'ingegnere Marini scrisse rammentando al conte cosimo la promessa fatta per bocca di silvio egli dava le migliori notizie del filone era un filone grosso alquanto inclinato e se i calcoli non erravano faceva una giravolta tanto per fermarsi più lungamente nei poderi del conte già compiuti i lavori di preparazione un nuovo pozzo d'estrazione e un pozzo d'aria Assicurava che per istrappare al filone tutta la calamina e il piombo argentifero, ci vorrebbero un paio d'anni almeno, forse più. Se Cosimo manteneva la promessa d'andare a visitare la miniera con la sposa, ci sarebbe forse qualche piccola modificazione da fare nel contratto, con l'utile dei proprietari vecchi della miniera e del proprietario nuovo. È necessario andare disse Silvio, ora poi che sei padre di famiglia, non devi stare in dubbio un momento. L'aria del monte farà bene a comare Beatrice e non farà male a mio figlioccio. Partite, a speranza nostra basto io. Egli disse queste parole senza pensarci quasi, tanto erano facili e naturali, ma appena le ebbe dette ne vide la conseguenza necessaria e dolorosa anche Angela dovrebbe partire. Non sarebbe bello che la sua fidanzata rimanesse sola con lui, tanto più che Annetta accompagnava la padrona. Invano si provò a dire che non vi era alcun male, che Angela era sua nipote, anzi sua pupilla, e che in fin dei conti era una fanciulla, guardandola appena si vedeva subito che non era più una fanciulla. E poi che farebbe Angela in speranza nostra, sola con Giovanni, con Ambrogio e con lui. Non vi era rimedio, bisognava soffrire. Sarà per poco, disse ad Angela, dopo averlo detto a se stesso, ma ci dobbiamo separare. Va, fanciulla mia, sposa mia. Vedrai una campagna diversa, una vita nuova, respirerai tu pure l'aria sana del monte, mi amerai sempre e me lo scriverai spesso. Il professore non avrebbe mai immaginato che il sacrificio fosse tanto difficile per lui, l'aveva creduto invece meno facile ad Angela. La quale prima pianse? Poi parve rassegnarsi e in ultimo non nascose quasi la contentezza di variare per poco la vita che faceva da tanto tempo, di fare un lungo viaggio in diligenza, di salire sopra una montagna per poi scendere nei pozzi delle miniere e far delle passeggiate misteriose con le fiaccole nelle gallerie sotterranee. Solo al momento di partire per davvero, la tenerezza la vinse un'altra volta. E parve che volesse versare nuove lagrime. Ma appena l'eroico Silvio le ebbe detto, ridendo nervosamente, Ecco, ora piangi, ci scommetto. Essa nascose un momentino la faccia nella pezzuola, poi disse piantando gli occhi lucenti in faccia al suo adorato sposo, Non piango, guarda, non piango. Brava, disse il professore. Così va bene. E ricordati, soggiunse parlandole all'orecchio, ricordati di amarmi tutti i giorni e di scrivermi tutte le settimane. Essa era disposta a fare di più, anche a scrivergli tutti i giorni. Del resto non sapeva egli in che modo essa lo amava. Sì, lo sapeva, Angela cara. Silvio accompagnò i viaggiatori fino alla valle di Scala di Gioca, e colà diede l'ultimo addio. Diede anche un bacio agli amici. Un bacio che cominciò dal figlioccio, passò per Cosimo e per Comare Beatrice, e si trattenne in ultimo un po' più sulle labbra di Angela. Ricordati disse quel bacio. E quel medesimo bacio rispose: Lo sai bene come ti amo. Sì, sì, lo so, Angela cara. La diligenza cominciò la discesa tortuosa, e Silvio rimase appoggiato al parapetto di sasso, che domina la splendida vallata. Egli seguiva come istupidito il grosso carrozzone, che si portava via, frettoloso, tutta la festa del suo cuore, scomparendo ogni tanto, in lontananza. Dietro gli ulivi, riapparendo più giù, annunziato dal rumore dei sonagli e da una pezzuola bianca sventolata ad uno sportello, Silvio accompagnò così la diligenza fino al fondo della vallata, poi la perdette di vista, poi la rivide come un punto sullo stradone di Codronjanus. Da un pezzo non iscorgeva scorgeva più nulla, e rimaneva ancora dinanzi al parapetto. Rimasto solo, il suo primo pensiero fu che avrebbe potuto egli pure andare ad Iglesia a Scogli Amici, che speranza nostra avrebbe sopportato benissimo 15 giorni di assenza, o da anche un mese, tanto più che Giovanni sapeva il fatto suo e pur distruirlo a dovere. Silvio pensò sul serio tutte le raccomandazioni che avrebbe dovuto dare al cuoco per potersi pigliare un poco di vacanza, e non permettere alla sua fidanzata di andarsene sola. Quando ebbe pensato molto, ed accomodato ogni cosa, si svegliò come da un sogno, e disse: A quest'ora sono a Codronjanus. Volse le spalle alla vallata. E tornò a speranza nostra, dove l'aspettava un compagno di sventura. Il cuoco era sull'uscio di casa ed aveva il faccione tondo spartito dal suo sorriso enorme e non penava niente affatto. Sono andati. Domandò allegramente e non ricevendo risposta e non ne aspettando, soggiunse confidenzialmente: "Ma torneranno." E faremo le nozze quest'estate. Il professore credette che parlasse di Angela, e si meravigliò che Giovanni ne sapesse più di lui, ma guardando in faccia il cuoco, si ricordò il frammento di dialogo inteso nella viottola e comprese ogni cosa. Annetta ti piglia! Se mi piglia! esclamò il cuoco, mi ha già preso e non mi lascia! Per spiegare il proprio concetto, quel fatuo accostò una mano alla bocca, come per assaggiarla, ed annunciò semplicemente e sicuramente, è cotta. 12 Il professore trovò quello stesso giorno molte cose da fare che quasi aveva dimenticato. Prima di tutto il direttore del giornale gli mandò a dire che aspettava il seguito di un articolo sulla colonizzazione della Sardegna, troncato sul più bello, come già era seguito e doveva seguire più tardi alla colonizzazione medesima. E si rammentò in tempo che aveva dato la posta a due dei consiglieri più danarosi della Banca Nazionale per trattare insieme della fondazione d'una banca agricola commerciale. Poteva dunque far tacere tutte le vocette di rimprovero dell'amor ferito non era appunto vero che egli avrebbe potuto accompagnare la comitiva ad Iglesias, affidando le proprie faccende al cuoco. Egli si chiuse in camera per quattro lunghe ore e in dodici paginette finì di colonizzare tutta l'isola. Poi distribuì i lavori primaverili ai contadini, gettò con le proprie mani il seme delle pianticelle annuali, che dovevano ornare il giardino di comare Beatrice ed Angela, radunò le idee e rifece certi calcoli per tenersi pronto alla conferenza sulla banca agricola. Trovò anche tempo di pensare ad Angela. La fanciulla aveva lasciato molta parte di sé nella sua cameretta gentile. Silvio vi trovò un pettine che aveva strappato alcuni capelli biondi e li teneva ancora fra i denti. Vi trovò un mazzolino di rose bianche staccate la mattina e una pagina su cui l'innamorata aveva scritto: Parto, ma non ti lascio, io sono qui, aspettami. Angela tuo punto. E Silvio era così docile all'amore, che stava lungamente nella cameretta di Angela, appoggiato alla seggiola dove essa si era seduta per iscrivere, contemplando il letticuolo con le cortine bianche di mussola e lasciando parlare il mazzolino di rose. Io ti adoro diceva il mazzolino di rose, e non sapeva dire altro ma ce n'era d'avanzo. Invece quante cose disse Angela nella sua prima lettera. E non bastarono. La miniera mi ha innamorata, diceva, ma per carità bada di non diventare geloso, punto. Essa parlava con entusiasmo degli androni bui sottoterra. Passeggiare con le fiaccole fra quelle pareti affumicate, lontano dalla superficie terrestre, udire lo scoppio sordo d'una mina in lontananza ovvero, stando sull'orlo d'una galleria, affacciarsi al pozzo d'estrazione e vedere venire su su, lentamente, la gabbia tutto ciò l'aveva sbigottita e commossa. Confessava che non si era immaginata neppure una cosa simile, sebbene avesse letto tante descrizioni di miniere e di minatori. E cominciava a credere che tutto quanto si può leggere nei libri è sempre nulla in confronto di ciò che si vede e si tocca. Poi le parlava del loro amore, lui forse ne riderebbe, ma essa era sicura che in fondo al pozzo principale aveva sentito d'amarlo in un modo nuovo. Quella lettera che Silvio aveva aperta col batticuore, strana cosa! Lo lasciò quasi freddo. Il suo egoismo d'innamorato accettava di mala voglia la verità, forse avrebbe preferito la bugia. Certo, l'inverisimile soltanto poteva contentarlo, che Angela, arrivata alla miniera, gli avesse scritto fra le lagrime, Accorri, Silvio, vola, io non posso più vivere senza di te Invece in quella prima lettera d'amore. La fanciulla accennava appena al vuoto che essa sentiva senza di lui, e una volta sola, nel poscritto, gli raccomandava di sbrigarsi delle faccende più urgenti per poter fare una giterella alla miniera egli pure. Se non avesse avuto tanto da fare per la banca agricola, tutto quel giorno Silvio avrebbe ruminato il magro pascolo dato al suo grande amore. Più tardi. Dopo l'adunanza per la banca agricola, seppe comprendere la sua piccola innamorata e fu così magnanimo da consigliarle di stare allegra e di divertirsi. Quell'indulgenza ebbe il giusto premio. Angela, nella seconda lettera, disse cose strazianti: essa faceva il possibile per accontentare Silvio e divertirsi, ma quando era riuscita, ne aveva dispetto. E si nascondeva agli occhi della gente per piangere. Voleva un esempio. L'ingegnere Marini aveva combinato una rappresentazione a beneficio della società di mutuo soccorso fra i minatori. Il teatro doveva essere il camerone della scuola. Reciterebbero Annetta, l'ingegnere Marini, due caporali minatori e lei. Sì, anche lei. Aveva accettato la parte di Amorosa, Annetta faceva l'ingenua. Angela sapeva già tutta la parte senza suggeritore, le prove andavano benissimo e bene. Silvio sapeva quanto gusto trovasse Angela a recitare la commedia. Ebbene. Quando alla prova le battevano le mani, perché le battevano le mani anche alle prove, ebbene. Essa sentiva una cosa venirle su su dal cuore fino alla gola ed era inutile, doveva fuggire e piangere di nascosto per non soffocare. Che cosa era mai questo, se non era il grande amore? Ci pensò anche Silvio. Veramente, se non era il grande amore, che cosa era mai questo? Il professore non perdette un minuto Scrisse subito una lettera melanconica, volendo confortare la sua fanciulla. Chiedeva conforti egli stesso. Chiedeva anche il titolo della commedia in cui Angela doveva fare la parte di amorosa e Annetta quella d'ingenua. La risposta fu crudele: non era già una commedia, era la Francesca da Rimini, tragedia di Silvio Pellico. Annetta recitava solo nella farsa. Le prove andavano a gonfie vele, la rappresentazione doveva seguire prontamente. In quei giorni Silvio ebbe il primo segno di stima dei suoi concittadini, dovendosi eleggere alcuni consiglieri comunali, gli vennero a proporre di farsi innanzi, assicurandogli la riuscita. Il giornale di Sassari era disposto a portarlo con tutte le sue forze. Silvio non doveva far altro che scrivere una lettera programma, manifestando brevemente tutte le sue idee amministrative. Il professore non aveva molta voglia d'essere consigliere comunale, mettendo una mano sulla coscienza, non poteva nemmeno dire d'aver molte idee amministrative. Era però quasi sicuro che il modo migliore di amministrare la cosa pubblica fosse l'onestà operosa ed attenta. Scrisse queste cose alla buona al direttore per iscusarsi se non si faceva avanti e il direttore le stampò gridando in prima pagina che la migliore amministrazione della cosa pubblica, Sassari la doveva chiedere all'onestà operosa ed attenta. Conchiudeva. Mandate al municipio degli uomini onesti, mandate il professore Silvio Boni, le cui doti d'ingegno e di cuore, eccetera. Così Silvio si vide preso dal suo eremo e portato in piazza. Non ne fu scontento, aveva anche egli il suo amor proprio e non era indifferente ad una dimostrazione di stima. Credeva inoltre che la qualità di consigliere comunale dovesse rendergli più facile il fare un po' di bene al suo paese e in questo forse si ingannava. Intanto la qualità di candidato fu per due settimane la sua croce. Si pubblicò in quei giorni un foglietto apposta per combattere i consiglieri proposti dal giornale di Sassari. A Silvio facevano il rimprovero d'aver passata tutta la vita nel continente, di vivere ancora come un eremita, di non conoscere i bisogni veri di Sassari, di vagheggiare certe utopie che non conducono a nulla, e infine d'essere, in buona fede, uno di quei novatori spesso fatali, sempre pericolosi. Finalmente la tortura finì. Silvio fu consigliere comunale. Egli ne diede la notizia ai suoi amici e ad Angela, la quale rispose che era molto contenta, sebbene non si facesse un'idea chiara del valore di questa nomina. Aveva anch'essa una gran notizia da dargli: la recita della Francesca da Rimini era stata un trionfo, battimani ad ogni scena, grida di brava. Chiamate ma il più bel momento era stato la morte di Francesca, dopo il duello fra i due fratelli. Angela era caduta magnificamente sul fianco, si era perfino fatta un pochino male ad un braccio, ma non era nulla, costretta dagli applausi, così morta com'era, aveva dovuto sollevarsi un tantino per ringraziare. Veramente essa voleva tener duro. Perché non si è mai visto che i morti ringrazzino, ma sì, quel pubblico di minatori non la voleva intendere. Francesca Da Rimini doveva essere replicata la settimana dopo. La notizia non rallegrò niente affatto Silvio, egli si risovenne che nella Francesca Da Rimini vi è un Paolo, il quale dice delle cose audaci a Francesca, e gliele dice in versi sciolti che dispiacciono molto a Gianciotto. Se non fosse stato per assistere alla prima adunanza del Consiglio Comunale rimesso a nuovo, Silvio avrebbe dato retta ad una voce che gli raccomandava di far subito la valigia e pigliare la diligenza. Invece d'andare, scrisse una lettera di quattro pagine fitte, tutta piena di espressioni come piacevano ad Angela. Una lettera in cui parlava del proprio cuore e del cuore della fanciulla come di due persone separate, poste a mezza via fra cielo e terra, e incaricate unicamente di custodire il loro amore, o per dire con più esattezza, la fiamma sacra del loro amore. La risposta a quelle quattro pagine tardò a venire, ma fu piena d'amore. Angela confessava d'aver avuto torto non scrivendogli subito, ma non sapeva come era, le fuggiva il tempo, del resto non faceva che rileggere le sue lettere, e pensare a lui, e l'amava, oh! L'amava come una pazza, e non vedeva l'ora d'essere di lui per sempre, di lui o di nessun altro, di lui o della morte. Fu un gran silenzio nella mente di Silvio, dopo la lettura di questo foglio, il quale non era giunto da Iglesias solo. Ce n'era un altro di cui gli pareva di conoscere i caratteri. Il professore l'aprì e lesse, Caro professore, nelle poche settimane che la contessa Beatrice, la signorina Angela e il conte Cosimo sono con noi. Ho potuto apprezzare le doti del cuore e dell'ingegno della sua amabilissima nipote. Silvio si lasciò cadere le braccia lungo i fianchi e non lesse altro. La mattina successiva prima del passaggio della diligenza egli era sullo stradone, con una valigia in mano, un po' pallido ma sorridente ancora. Dava le ultime istruzioni a Giovanni il quale gli raccomandava dal canto suo di dire tante cose ad Annetta. Poi la diligenza si annunziò col rumore dei sonagli, il professore fece un cenno, il carrozzone si arrestò, lo accolse sull'imperiale, partì. Subito Silvio cavò di tasca la lettera dell'ingegnere Marini che aveva già letto parecchie volte, e la rilesse ancora. Caro professore, nelle poche settimane che la Contessa Beatrice, la signorina Angela e il Conte Cosimo sono con noi, ho potuto apprezzare le doti del cuore e dell'ingegno della sua amabilissima nipote. Io ho 24 anni compiuti, sono padrone di me stesso, ho una professione abbastanza lucrosa, e qualche pezzo di terra nel Campidano di Cagliari. Del mio temperamento, del mio passato, potrà avere informazioni a Cagliari, ad Iglesias e qui alla miniera. Mi sento capace di far felice la donna che acconsentirà a legare la sua sorte alla mia. Ho detto tutto, amo ardentemente la signorina Angela, e voglio consacrare la mia vita a rendermi degno dell'amor suo. Silvio fece parecchie domande a questa lettera. Prima di tutto l'ingegnere Marini, che andava per le vie spicciative, aveva detto nulla alla ragazza. Nella lettera non era fatta alcuna allusione ai sentimenti di Angela, non vi si vedeva traccia di lusinga, forse la fiducia generica di render felice la donna che acconsentisse a legare, eccetera. Quell'ingegnere, col suo risolino d'uomo contento, si comportava onestamente, non empiva la testa d'una ragazza, prima di scrivere al tutore, ma anche senza empair la testa di Angela, qualche parolina, qualche occhiata, avevano dovuto tradirlo, e se con tutto ciò scriveva, era indizio che Angela... Orribile pensiero! Ma no! Solo che Angela avesse notato qualche cosa d'insolito nella parte dell'ingegnere, qualche cosa che Paolo non fosse in tutto il suo diritto di dire o di fare a Francesca, subito gli avrebbe lasciato intendere che essa era già fidanzata ad un altro. Anche comare Beatrice, anche Cosimo, se avessero avuto il minimo sospetto, si sarebbero affrettati a scrivergli. E invece gli avevano mandato i saluti per mezzo di Angela. No, no, quell'ingegnere era savio, non sapendo che Angela era ad un altro, la voleva per sé e si rivolgeva al tutore prima di aprirsi con la ragazza. Uomo esemplare. A Silvio basterebbe pigliarlo in disparte, dirgli bonariamente come stavano le cose. Magari fargli leggere l'ultima lettera di Angela, quella in cui la fidanzata non vedeva l'ora di essere di Silvio per sempre, di Silvio o di nessun altro, di Silvio o della morte, punto. Bizzarro fenomeno, queste ultime parole che, a dirle con un accento da stordito, gli davano una compiacenza baldanzosa, rivedute da vicino, sulla carta. Gli fecero il medesimo effetto della prima volta. E quest'idea fu un cattivo compagno di viaggio per Silvio, il quale, arrivando il giorno dopo ad Iglesias, non aveva soltanto le ossa rotte dai trabalzi della diligenza, ma anche la testa stordita. Non era ancora il mezzo di quando la diligenza arrivò ad Iglesias, secondo il suo vecchio costume. Silvio non aveva avvertito nessuno del suo arrivo, affidò la valigia ad un oste, con l'incarico di mandarla alla miniera, e si avviò sconosciuto e pedestre. Aveva già almanaccato in viaggio, ma all'ultimo momento gli bisognava ancora raccogliere le idee. Nell'immaginare disastri egli era andato fino all'inverisimile. Aveva preveduto il caso che Angela si fosse innamorata dell'ingegnere Marini, e perfino orribile a dirsi che l'ingegnere gli avesse scritto con la complicità della fanciulla. Ed era soprattutto in queste ipotesi disgraziate che importava arrivare inaspettato, per leggere subito nel turbamento dei colpevoli e salvare, che cosa mai? La dignità offesa. Ai. Il professore era giunto a quel punto della vita in cui le piaghe dell'amore si medicano coi cerotti dell'amor proprio. Affrettando i passi su per l'erta, egli si rallegrava melanconicamente della propria accortezza. Supponiamo sempre il peggio, pensava, cioè che si amino. Se io prima di giungere fra loro due mi fossi fatto annunziare dal telegrafo, che cosa seguirebbe? Che troverei probabilmente Angela ammalata, lui assente, comare Beatrice e Cosimo si piglierebbero la briga di spiegarmi il resto. Al mezzodì egli era arrivato alle case della miniera, allora rallentò il passo perché non si potesse dire che aveva l'aria di accorrere a smorzare un incendio amoroso, e penetrò nell'abitazione del direttore, senza che nessuno l'avesse visto. Un momento dopo era alla presenza di Beatrice, la quale, vedendolo, mandò un piccolo grido e si rizzò per fargli festa. Silvio notò subito che l'aria montanina aveva fatto molto bene a Beatrice. Le sue guance erano rifiorite, nel suo corpo ingentilito e rassodato un'altra volta non si vedeva più traccia del lavoro troppo casto della maternità. Compare mio. Diceva la contessa, e le brillavano gli occhi e le tremava un tantino la voce: compare mio, siete proprio voi. Oh! Perché non ci avete avvisato? Il mio cosimo vi sarebbe venuto incontro ad Iglesia Scol si sarebbe tutti qui a farvi festa. Le improvvisate hanno un lato brutto. Ecco, mi trovate sola, e se non fosse del mio bimbo, forse non sarei qui nemmeno io. Essa si voltava a guardare una culla di vimini, dove il piccolo Silvio dormiva coi pugni chiusi. Siete sola! disse il professore facendo l'allegro, non me ne lagno, dov'è Cosimo? Cosimo è uscito col direttore della miniera, sapete. Cominciamo ad ammalarci di nostalgia, non vediamo l'ora di tornare a speranza nostra. Mio marito faceva conto di sbrigare ogni cosa questa mattina e di partire, e Angela... Angela, per parlarvi del mio bimbo, dimenticavo Angela, siamo tutti un poco egoisti. Angela dorme. L'ho vista poc'anzi, è incomodata. Ma si sente meglio, è ammalata. Balbettò il professore. Una cosa da nulla, è stata bene fino ad un'ora fa, era abbastanza allegra, ma si è sentita venire il capogiro, e si è messa a letto. E ora dorme, conchiuse Silvio. Vado a vedere se dorme, disse Beatrice, quando sappia che siete arrivato. Guarirà subito. E l'ingegnere Marini? Ah! Stamattina era qua, ma ha ricevuto un telegramma da Iglesias ed ha detto che andava via. Vado a vedere se Angela è sveglia, vi lascio con vostro figlioccio. E sa e il professore rimase solo in faccia a quell'innocente, che, dormendo, stringeva i pugni come era tentato di fare anche Silvio, per resistere ad un brutto sogno. Non rimaneva nemmeno un'ombra al suo disastro. La commedia tutta quanta. Eccola, un telegramma ha annunciato l'arrivo del padre nobile corbellato. Subito la prima amorosa si è fatta venire il capogiro, il primo amoroso si è nascosto. E tutto ciò perché... Perché il tutore abbia agio di comprendere il grosso della faccenda senza farsela spiegare e si prepari alla scena ultima. Dorme. Annunciò comare Beatrice entrando: Non l'ho svegliata perché potrebbe farle male. Silvio guardò fissamente in volto la sua bella comare e la costrinse ad arrossire. Comare mia, le disse melanconicamente. Voi non sapete nascondere la verità, subito vi piglia la paura di dire una bugia. Compare mio, mormorò Beatrice, stringendogli la mano, vi assicuro che dorme. So tutto, insisté Silvio freddamente, l'ingegnere mi ha scritto. Vi ha scritto. Ha proprio perduto la testa. Ma quello che non vi avrà detto lui ve lo dirò io, ve lo diremo noi, a noi presterete fede, compare mio. Ebbene, non ci è nulla, altro che una di quelle vampate di un'ora, una ragazzata. Appena essa vi vedrà, sarà tutto finito, e quando saremo a speranza nostra non ce ne ricorderemo neppure. Giusto per questo Cosimo voleva partire la settimana ventura. Silvio, volendo salvare almeno la propria dignità, sorrideva e crollava il capo. Angela dorme? domandò dopo un breve silenzio. Ve lo assicuro. Grazie, sono contento che dorma. Addio, comare mia, vado in cerca di Cosimo. State allegro, compare, io non posso venire con voi perché questo piccolo monello mi sente anche dormendo, se lo abbandono si sveglia, è pieno di giudizio. Lo accompagnò non di meno fino all'uscio, e di là gli raccomandò ancora una volta, tornate presto, compare, state allegro. Il professore non andò in cerca di Cosimo ma diresse tranquillamente i suoi passi alla scuola, per vedere il teatro in cui si erano rappresentate le scene precedenti della sua piccola tragedia. La scuola era a terreno, e la porta di strada era socchiusa, entrò. Attraverso la gran tenda che separava la sala dal vestibolo giungeva il suono di una voce cadenzata. Era Annetta, che provava la sua parte. Scena seconda, il professore e detta. 13 brava Annetta. Disse Silvio attraversando la platea. Grandio! Esclamò la servetta, il professore. Sono io, e indovina che cosa ti porto. Lo indovino, Giovanni. È troppo, ti porto soltanto i suoi saluti. Dicendo queste parole Silvio, saliva l'unico scalino che separava la platea dal palcoscenico. Che parte provavi? Che cosa si prova? Quando si recita? Forse non si recita più, sospirò Annetta, l'ingegnere Marini è di cattivo umore. Ah. È di cattivo umore. E dov'è l'ingegnere Marini? Non verrà qui. Annetta guardava fisso il professore, pareva che avesse una gran voglia di parlare, ma che non sapesse ancora se l'accento agrodolce di Silvio significasse proprio quello che si intendeva lei. Ha detto che partiva, rispose, che andava ad Iglesias, ma non è partito, aggiunse Silvio tranquillamente. Come lo sa? Senti, Annetta, ho bisogno di parlare subito all'ingegnere Marini, vagli a dire che lo aspetto. Annetta si lasciò pigliare nella trappola e disse, Vado e vengo. Ha visto la signorina. Siccome Silvio non rispose, Annetta alzò gli occhi al cielo, congiungendo le mani, e scese in platea con evidente ripugnanza. Perché avrebbe preferito uscire da una porta in fondo o dileguare fra le quinte? Scena terza e il professore solo. Egli andò lentamente dalla bocca d'opera alla parete in fondo, dove si apriva un finestrone, e stette là, coi gomiti appoggiati al davanzale, gli sembrava di recitare la commedia davvero. E ripeteva fra S e S e la frase con cui doveva accogliere il suo rivale. Le parole di Beatrice non gli lasciavano alcuna incertezza sulla propria disavventura amorosa, ed era meglio così, pensava con raccapriccio alla parte che egli avrebbe dovuto fare, se fosse giunto impreparato dinanzi all'ingegnere, con tutte le sue illusioni di fidanzato maturo. Il cielo pietoso gli aveva risparmiato il ridicolo. Grazie, cielo pietoso. Disse queste parole con accento teatrale, e si voltò per assicurarsi che nessuno l'aveva udito. In teatro non c'era anima viva. Gli venne veduto uno scartafaccio sopra una mensola ed andò a prenderlo. Lese, Aristodemo. Tragedia di Vincenzo Monti. Con lo scartafaccio si batté la fronte e domandò a sé stesso: "Ci è altro a fare?". Non rispose neppure, tanto era chiaro che non c'era altro. Se avesse tentennato ancora, un'occhiata ad una breve epigrafe scritta con la matita sul muro scialbato e chiusa fra quattro linee come in una cornice avrebbe troncato ogni dubbio. La scritta diceva, Paolo e Francesca così almeno uniti da principio il professore non intese bene in che modo Paolo e Francesca si unissero, ma notando che Paolo era scritto da una mano e Francesca da un'altra, e che almeno era sottolineato, ebbe un primo barlume della faccenda. La quale gli parve proprio chiara. Quando sulla stessa parete, un po' più sotto, vide accoppiati altri due nomi autografi, Angela Boni e Baingio Marini. Nient'altro, ma bastava. Il professore aprì lo scartafaccio e declamò con accento magnifico: Ecco la tomba, ecco l'altar che deve del mio sangue bagnarsi, Paolo e Francesca, soggiunse cambiando tono. Così almeno uniti, punto. È troppo poco essere uniti così. Lei qui! esclamò l'ingegnere Marini, entrando in platea. Egli aveva l'aria di affrettare il passo, ma impiegò in realtà un poco più del tempo necessario ad attraversare il camerone, e giunto sul palcoscenico aveva la faccia accesa come se arrivasse di corsa e di lontano. Cena quarta, l'ingegnere Marini è detto disse il professore pigliando la mano che gli veniva offerta, e cercando con gli occhi una seggiola. Più pratico del luogo, l'ingegnere corse a prendere due sgabelli fra le quinte. Quando è arrivato? Domandò poi, tentando con poca fortuna la solita risatina d'uomo contento. Ho ricevuto la sua lettera disse il professore con un sussiego da primo attore, e invece di mandarle la risposta, gliela porto io stesso. L'ingegnere non fiatava più. Silvio proseguì come se fosse incalzato dal suggeritore, ma prima di risponderle, bisogna che io le faccia una domanda, dopodiché ci intenderemo facilmente. Dica, balbettò l'ingegnere. Sa lei che Angela è la figlia di un bandito? Sì signore, sa che questo bandito, mio fratello, fu accusato ingiustamente, ingiustamente. Accusato d'omicidio e condannato a morte. Sì signore. Sa che la condanna non fu eseguita perché Giorgio fuggì in Africa, e sa che è tornato dopo molti anni per rivedere la figlia. Il disgraziato morì senza aver potuto provare la propria innocenza. Sì, signore. Lei sapeva tutte queste cose prima di scrivere la sua domanda, o ne fu informato dopo? Senza riflettere e fregandosi le mani un tantino, l'ingegnere Marini rispose che ne era stato informato prima e dopo, cioè. Cioè, cioè mi spiego. La storiella del padre della signorina è notoria. Venendo a Sassari la prima volta, io sapeva già ogni cosa. E non di meno, chiese Silvio con disinvoltura, lei non ha titubato. Non aveva titubato parola d'onore. E non era pentito. E non c'era pericolo che si pentisse. Era proprio sicuro di non obbedire ora ad un capriccio. L'ingegnere era sicurissimo, sebbene paresse un poco impacciato. Ma a questo punto Silvio trovò una bella idea e fu magnifico nell'improvvisare la sua parte. «Dia qua la mano», disse egli, «lei mi toglie da un grave impiccio, e non saprà mai quanta gratitudine le debbo, forse è meglio che non lo sappia, io vorrei dirle fin d'ora, Angela è sua» ma rimangono alcuni ostacoli. Silvio diede un tempo lungo all'ingegnere, perché egli potesse dire qualche cosa, l'ingegnere non fiatò. Il primo ostacolo può essere la volontà della fanciulla, io non so se Angela sarà contenta, è vero, lei non sa, e nemmeno lei, probabilmente. E nemmeno io. Un secondo ostacolo potrebbe essere questo, Angela è fidanzata ad un altro. L'ingegnere zitto. Ma si rassicuri, proseguì Silvio, quest'altro sono io, e la ringrazio tanto tanto. Lei? esclamò l'ingegnere, tirando indietro il capo come per stupore. Disse male la parola, non eseguì bene l'atto. E Silvio ebbe la tentazione di raccomandargli la naturalezza, ma era stordito egli stesso, e tacque un poco prima di ripigliare il filo. Durante quel silenzio l'ingegnere si provò un'altra volta a ripetere: Lei, tirando indietro il capo, ma non riuscì bene ancora. Con un gesto risoluto il professore mandò qualcuno o qualche cosa a farsi benedire. Poi riprese a dire pacatamente: "Dunque mio fratello buon'anima si era messo in capo che la figliola corresse il rischio di rimanere zitella per colpa sua, e mi aveva fatto promettere di pensare io a farla felice." Ciò significava sposala ed io sebbene non mi senta una vera e propria vocazione per il matrimonio. L'ingegnere Marini invece se la sentiva Vera e propria e irresistibile gli si leggeva in faccia. Me la sposavo, concluse Silvio. La ragazza non era scontenta, all'età di Angela si è sempre contente d'un marito purché sia. Essa è quasi una bambina, quasi, fece ecco l'ingeniere. Ha soltanto 14 anni, compiti, compiti. Ancora un breve silenzio, il professore proseguì, lei dice benissimo, ha 14 anni compiti. Per risposarla, aspettavo che ne avesse 15, anzi un po' più di 15, ma Angela non sapeva questo, la piccina si impazienta facilmente. Io non volevo chiedere due dispense. Perché lei, caro ingegnere, deve sapere. Sapeva ogni cosa l'ingegnere, era benissimo informato delle nostre leggi civili e religiose, non ignorava che al matrimonio fra zio e nipote occorre una dispensa del re, e una del papa, che la prima è facile e la seconda difficile, come sa che è difficile? Domandò l'ingegnere. Mi sono informato, scappò detto all'ingegnere. Subito guardò in faccia il suo rivale, e vedendosi colto in fallo, fu il primo a ridere. Ebbene sì, disse mentre Silvio lo minacciava col dito, ebbene sì, lo confesso, io sapeva tutto, la mia scusa è l'amore, si metta nei miei panni e mi compatirà. Silvio ci si metteva nei panni dell'ingegnere comprendeva tutto e compativa ogni cosa ma non di meno continuava a minacciare col dito il suo rivale. E sapendo che Angela era la mia fidanzata, lei non ha titubato a domandarmela in sposa. Ecco, questo poi no, l'ingegnere al contrario aveva titubato molto, ma siccome per risposare una ragazza, prima di tutto conviene impedire che la sposi un altro. Così aveva scritto. Angela aveva consentito. Non si era provata a dissuaderlo. La povera ragazza, disse l'ingegnere, non voleva. Ah. E che cosa voleva la povera ragazza? Voleva morire, povera ragazza. Disse Silvio, a 14 anni non si muore se sia da pigliare marito a 15. Ma io, confessò l'ingegnere trionfando, scrissi a lei di nascosto, e solo dopo aver scritto la domanda ho confessato ogni cosa alla signorina. Silvio credette di poter indovinare facilmente il resto. Il resto si capisce, disse. Lei pensò che io sarei subito venuto a vedere e toccare come stavano le cose. L'ingegnere faceva di sì col capo. Mi aspettava oggi o domani. L'ingegnere faceva sempre di sì. E aveva incaricato un amico di Iglesias di mandarle un telegramma appena io fossi apparso all'orizzonte. Proprio così. Esclamò il giovinotto. Lei ha capito tutto. Il telegramma. Proseguì Silvio incoraggiato. È giunto due ore fa. Lei ha visto subito Angela e le ha consigliato di ammalarsi. Angela è ammalata? Domandò l'ingegnere ansioso. Non lo sa. Si rassicuri? Angela ha solamente l'emicrania e il mal di nervi essendo fidanzata ed infelice è doppiamente nel suo diritto di avere questi incomodi. Ma dunque lei non l'ha informata. Le voglio dir tutto, disse l'ingegnere guadagnato interamente dalla rendevolezza del suo rivale, e già reso un po' brillo dalla propria felicità ecco, come ho fatto, guardi da quel finestrone, vede quella casetta rossa. La terza finestra, quella che ha una persiana chiusa e l'altra aperta. Quella, è la finestra della mia camera, e se le persiane non sono chiuse tutte e due, sebbene vi batta il sole, è perché lei è arrivato. Mi comprende. Altro. E dov'è la finestra della camera di Angela? Bisogna mettersi di qua per vederla, eccola. È la quarta finestra, contando dal balcone, quella che ha le persiane chiuse. È una pezzuola bianca calata per le stecche, che cosa significa la pezzuola bianca? Domandò Silvio allegramente. Nulla di particolare, ma solo, solo che cosa? L'ingegnere Marini non lo voleva dire, e allora il professore si provò ad indovinare. Io lo so, disse, che cosa significa, significa ti amo. Invece no, significava, ti adoro. Il professore rise di tanto gusto, che si fece perfino venire le lagrime agli occhi, e l'ingegnere si sforzava in vano di imitarlo, un'ansia lo tormentava, ed egli non seppe nasconderla lungamente. Se la signorina sapesse gli venne detto con un sospiro. La signorina saprà ogni cosa subito, rispose Silvio, rifacendosi grave, venga con me, ingegnere, che cosa vuol fare? domandò l'innamorato con un dolce sgomento, devo venire anch'io. Lei non è di troppo, rispose Silvio, se vi è qualcuno di troppo, non è lei. Così dicendo, il professore si impadronì del braccio del suo rivale. Si avviarono a gran passi. Per via, nessuno dei due parlava, il professore perché aveva detto abbastanza, l'ingegnere perché non sapeva che dire. Guardavano entrambi alla finestra di Angela, dove la pezzuola bianca continuava a promettere amore. A un certo punto si arrestarono, la pezzuola veniva ritirata lentamente fra le stecche della persiana. Tu, disse il professore al suo compagno, non l'adora più. Ma l'ingegnere non rispose, e aspettò sulla via, senza muoversi, che apparisse un altro segnale. Significa. Domandò Silvio quando vide spuntare una pezzuola rossa fra le stecche della persiana chiusa. Significa che ha bisogno di parlarmi, me lo immagino, e non le dice altro. Mi dice di trovarmi sotto la sua finestra alla mezzanotte. Lei non ci andrà, ordinò il professore con una severità burlesca, che mise il colmo alla felicità del suo rivale. Io glielo proibisco. Quando giunsero all'abitazione, Cosimo non era ancora tornato dalla sua visita al nuovo pozzo della miniera, ma Beatrice, informata d'ogni cosa da Annetta, venne sul pianerottolo col piccino in collo. Nonostante la sollecitudine della sua buona amica, sembrò a Silvio, come prima gli era sembrato, che essa pure obbedisse all'egoismo della felicità, e che, lieta del suo grande amore di madre, si fosse fatta un poco indifferente verso il compare e l'amico. Caro. disse Silvio accarezzando con un dito una guancia del figlioccio, caro. Gli vuoi bene al padrino? Sì. Tanto tanto. E allora vediamo se ti lasci dare un bacio senza piangere. Silvio accostò la faccia barbuta a quella del bambino, il quale cacciò uno strillo e si nascose nel seno della mamma. Cattivo, gli disse comare Beatrice, coprendolo di baci, cattivo, cattivo, cattivo. Angela è sempre nella sua camera. Domandò il professore, e Beatrice rispose di sì, poi disse, entrino entrino, e senza staccare la bocca dalla guancia della sua creatura, precedette i due nel salotto. Si vedeva chiaro che voleva mostrarsi severa collo ingegnere, ma nemmeno questo le riesciva, perché era troppo felice. Comare mia, disse Silvio con accento deliberato, fatemi il piacere d'andare a dire ad Angela. Che cosa? Ci pensò, non sapeva nemmeno lui. D'andare a vedere, corresse, se Angela sta meglio, se può venire qui, se posso andare io da lei. A quest'ora deve essere guarita, le emicranie non durano molto alla sua età. Sotto uno sguardo affettuoso di comare Beatrice, il professore si sentiva indebolire. Si guardava intorno e cominciava a credere che aveva fatto male a tirarsi dietro l'ingegnere. Devo proprio andare. Disse un'occhiata della contessa. Si avviò lentamente, quasi a malincuore, e si voltò sull'uscio sperando forse che Silvio si pentisse. L'ingegnere, con gli occhi fissi sulla parete di fronte. Pareva un ladro che non volesse restituire la roba rubata. Subito il professore, andando su e giù per la sala, senza badare al suo rivale, cominciò mentalmente così, ragazza mia, il padre tuo, morendo, ti ha affidata a me, io ho giurato di fare la tua felicità, ti restituisco la parola, no, ti restituisco la fede restituisco la promessa rimanendo in dubbio su ciò che propriamente doveva restituire ricominciò più volte da capo ragazza mia il padre tuo morendo rientrò comare Beatrice peggio che mai disse parlando quasi all'orecchio di Silvio per affliggere l'ingegnere non ha la forza di vedervi vi chiede perdono vuole morire ma non mancherà alla promessa data. L'ingegnere continuava a guardare la parete, come se non avesse udito nulla. Silvio esclamò con allegria nervosa: Ci è un equivoco di sicuro, quando la povera ragazza saprà che io sono contento. Ma non sapeva risolversi ad andare a picchiare egli stesso all'uscio della cameretta di Angela. Gli venne un'idea che già gli aveva servito una volta. Strappò un foglio dal taccuino e scrisse: Sotto gli occhi di comare Beatrice che baciucchiava la sua creatura, Angela, non piangere. Il padre tuo morendo mi ha affidata la cura di renderti felice, ed io lo farò, fino all'ultimo giorno della mia vita. Non ti credere legata da una promessa che hai fatto sognando. Destati e lascia che il tuo cuore batta liberamente. Io benedirò i tuoi affetti senza rancore punto. Rilesse lentamente queste poche righe e le sottoscrisse lo zio Silvio, poi le consegnò con un gesto largo all'ingegnere. Io sono stanco, disse, ho viaggiato tutta notte in diligenza ed ho bisogno di riposarmi un poco. Comare Beatrice, vi raccomando l'ingegnere. Accomodate voi le cose. All'ora del desinare mi farete svegliare, e a tavola non voglio vedere che facce allegre. Lei, ingegnere, dica ad Angela che non ci è proprio nessuna ragione di disperarsi, né di morire. Solamente, aggiunse mutando accento. Badi che io non le concederò la mano di mia nipote fino a tanto che essa non abbia compiuto i 15 anni, e possa pigliar marito. Io non metto in dubbio che oggi la ragazza sia innamorata di lei, ma nella mia qualità di tutore ho dovere d'essere cauto, e come pretendente a spasso ho il diritto di credere che la ragazza, crescendo, possa ancora innamorarsi di un altro. Furono queste parole la sua sola vendetta. Sorrise all'ingegnere, strinse la mano di Beatrice, baciò a viva forza il neonato. Sapete la strada, compare? Domandò Beatrice, tanto per accompagnarlo un tratto. Quando furono distanti da quell'altro, gli disse sottovoce, siete troppo buono a cedere così. Angela vi ama ancora? Può essere, rispose Silvio. Non mi meraviglio più di nulla, ma io poi l'amo. Comincio a credere che non l'ho amata mai, è una bambina. La cameretta che Silvio aveva già occupato era all'estremità dell'edificio. Bisognava attraversare un lungo androne per giungervi. Beatrice si arrestò sul principio del corridoio. Silvio lo attraversò tutto a passi celeri e sonori, senza voltarsi. Quando fu nella cameretta nota, dove egli era arrivato la prima volta, allo svegliarsi da un altro sogno, si chiuse a chiave e si buttò nel lettuccio senza svestirsi. Ora il decoro era salvo, nessuno lo vedeva ed egli poteva piangere in silenzio. Allora del desinare. Venne Cosimo a svegliarlo, gli recava una letterina della malata demicrania. Il professore l'aprì con un po' di tremito. Che sperava egli ancora? La lettera cominciava con queste parole: uomo generoso. 14 accaddero molte cose in due anni. Speranza nostra non tardò a richiamare il suo Silvio. Poco dopo tutti gli ospiti della miniera partirono, e la casina bianca riebbe i suoi inquilini. Sotto le brune arcate degli ulivi, le voci delle raccattatrici echeggiarono un'altra volta, ma Angela non cantò in coro come l'anno antecedente, e se al tempo delle vendemmie la bella fanciulla apparve ancora fra i vitigni, al braccio di Beatrice. Non vi portò più il suo riso infantile, né i suoi sospiri di donnina romantica, e ciò, sebbene lo zio Silvio facesse di tutto per non metterla in soggezione, lasciandosi vedere il meno possibile, e non le parlando mai di cose che potessero richiamare. Da lontano il loro tempo passato. L'ingegnere Marini era venuto tre volte che in un lungo anno d'amore non sono troppe, a rivedere la propria innamorata. L'ultima sua visita ebbe uno scopo, rinnovare la domanda di matrimonio. Quando il professore fu informato solennemente da Baingio Marini che Angela aveva compiuto i 15 anni da una settimana, e che non di meno lo amava ancora e lo voleva sposare, se ne dichiarò lietissimo. Ma volle che la nipotina venisse a dirgli essa stessa che Baingio Marini non si vantava troppo. Angela venne e non morì di vergogna come aveva creduto. Parve invece a Silvio che la fanciulla gli leggesse nell'anima qualche cosa che essa era stata chiamata appunto per non vedere, e che con la sua fatuità d'innocentina dicesse fra S e S e, egli mi ama ancora. Non era vero. Silvio non l'amava più, solamente egli si accusava di aver desiderato fino all'ultimo che Baingio Marini non fosse più fortunato di lui. Poiché si amavano ancora, tanto meglio, Silvio li manderebbe volentieri a farsi benedire. E il più presto sarà il meglio, disse, perché non si sa mai. Angela si fece rossa a questo sospetto. Ma suo zio si affrettò a chiederle scusa, soggiungendo con accento di celia che questa volta si vedeva bene che essa faceva sul serio. Anche Silvio, insomma, recitò la sua parte senza bisogno di suggeritore, e quando comare Beatrice e Cosimo gli vennero a dire per la ventesima volta che egli era stato troppo pronto a rinunziare ad Angela che prima di cedere avrebbe dovuto provarsi a riconquistare il cuore della sua fidanzata. Egli per la ventesima volta ripete ridendo che le fanciulle non sposano mai il primo uomo di cui si innamorano, che per lo più sposano il terzo, che se Angela sposava il secondo, era perché l'ingegnere Marini non le dava tempo. Quanto a riconquistare il cuore d'una fanciulla di 14 anni, soggiungeva Silvio: Comare mia, dovete rallegrarvi meco che io non abbia pensato neppure un momento a mettermi in quella impresa. Pensate invece se ciò che è avvenuto prima, fosse seguito dopo. E poi, che credete? Ho fatto un buon negozio, ho perduto la sposa ma ho acquistato un nipote su cui posso fare assegnamento. Era verissimo. L'ingegnere Marini, dopo aver rubato la fidanzata al professore, ad ogni costo voleva dargli qualche cosa in cambio, e non sapeva che cosa, poiché già gli aveva dato la sua amicizia. Disponga di me, zio Silvio, gli disse il giorno degli sponsali. Io sono piccino e debole, ma un amico che voglia davvero può sempre fare qualche cosuccia, ancora che sia debole e piccino. Con queste savie parole egli onorava l'amicizia, ma forse faceva torto a se stesso. Non doveva essere poi tanto piccino né tanto debole, se arrivava ad intingere la penna nel calamaio d'un ministro. Per nominare Silvio Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro. Il professore non seppe mai che la prima mossa di quel giochetto era stata fatta in casa sua, e leggendo nel decreto come qualmente il re lo avesse nominato Cavaliere dietro proposta del ministro d'Agricoltura e Commercio si compiacque di vedere che i ministri del Regno d'Italia avevano la vista lunga. Ma l'ingegnere Baingio non si contentava di così poco, approssimandosi il giorno delle nozze, egli sentiva il bisogno di pagare un'altra porzione del suo grosso debito e meditava il tiro di mandare Silvio al Parlamento. Incoraggiato da Angela, forte delle parentele estese e delle amicizie vecchie e nuove, lavorando sotto lo stimolo del rimorso, con la parola e con la penna. Egli riuscì ad avviare la faccenda per modo da non temere più se non una cosa, cioè che Silvio non avesse ambizioni. Silvio però ne aveva una, di essere apprezzato quanto valeva dai suoi concittadini e accanto a quell'una ci potevano stare comodamente tutte le altre. Cosicché, quando alcuni elettori zelanti vollero dare ad intendere al professore che erano stati i primi a pensare a lui come all'uomo nato e cresciuto per essere il loro deputato, invece di quell'altro, Silvio, che non era ingenuo, non credette un H, ma non sospettò neppure che la deputazione gli venisse offerta, come gli era stata data la croce. Per merito dell'uomo che gli aveva rubato la sposa. Al solito gli fu chiesto di mettere fuori il programma, e questa volta ancora gli giovò la frase che lo aveva mandato al palazzo comunale. Il mio programma, egli disse: Eccolo, essere onesto, amare il mio paese, non ho mai desiderato di andare al Parlamento, ma se mi mandate. Vi andrò a portare una forza, la coscienza punto. Belle parole, modeste e sincere, che lo avrebbero fatto stare a casa, se passando per le bocche dell'ingegnere e dei suoi non si fossero ingrossate per modo da non escludere tutto ciò che prometteva quell'altro, cioè i ponti e i porti, le strade ferrate e l'incanalamento dei fiumi. Le bonificazioni dei terreni e l'asciugamento delle paludi, le colonie agricole e l'esenzione dalle imposte. Intanto che si combatteva la battagliuola segreta dei due deputati, si facevano le pubblicazioni di matrimonio. E un giorno Baingio Marini e Angela Boni, legati dal sindaco, benedetti dal parroco, si imbarcarono per il viaggio di nozze in terraferma. Il loro viaggio fu breve. Essi tornarono più innamorati di prima, in tempo per assistere alla inaugurazione della strada ferrata tra Sassari e Porto Torres. Quello fu un gran giorno. I sassaresi se lo ricordano ancora, sebbene di poi abbiano visto una commissione d'inchiesta un ministro e altre rarità più pompose d'una locomotiva attraversare i loro campi e le loro vallate. I pastori venuti allora dai lontani stazi della Gallura e della Nurra, descrivono con linguaggio poetico ai loro figliuoli il gran mostro, che ha le viscere di bragia ardente, la voce del tuono e una gran lingua di fumo nero. Quello fu un gran giorno. A Porto Torres erano accorsi a cavallo, con le loro donne in groppa, quei della Sinara e della Maddalena, quei d'Alghero, di Castelsardo e di Sorso erano tutti a Sassari, diventata un grande albergo. Qui vi il pittoresco, ma semplice costume delle donne di Sennori gareggiava col fasto delle belle ragazze di Osilo, e non mancavano le donne di Nuoro e di Bono. Ad affacciare nel chiasso dei colori le loro teste fasciate di bianco e i loro busti audaci, con una civetteria mista, di monache e di balie. Nella porta Sant'Antonio, a Sassari, e dinanzi al mare superbo in Porto Torres, furono ballati quel giorno i più larghi e chiassosi balli tondi, e fu vista saltellare in quella danza anche la berretta severa di più d'un bandito da gius. Per tutta la via quanto è lunga, attraverso lo sterpeto di San Gavino, per gli Oliveti e le vigne di Sassari, era disseminata una gente varia, brigatelle plaudenti d'uomini, donne e fanciulli si affacciavano ai muricciuoli dei poderi, e per salutare il treno, ogni pezzuola divenne una bandiera. Fra i pochi banditi audaci. Che nella confusione di quel gran giorno si erano frammisti alla folla nessuno aveva veduto su mazzone perché la molta celebrità rendeva a lui molto pericolosa la folla ma non perciò egli era mancato alla festa e quando la locomotiva ebbe passato fischiando l'ultima linea che separa l'oliveto dalla landa e poi che la gente sparsa sui muricciuoli si fu avviata per lo stradone o per le viottole a Sassari, o raccolta a banchettare nelle case di campagna, un vecchio, piccolo ma superbo, apparve fra i macigni d'un nuraghe diroccato, e stette lungamente, con lo schioppo in pugno, con la fronte pensosa. A guardare con diffidenza la via per cui era entrata nella sua isola la nuova civiltà. Quel bandito canuto, ritto su quella rovina misteriosa d'un nuraghe, come a rappresentare l'ultima barbarie, scese dal suo vecchio piedistallo, con l'anima piena d'ammirazione, un entusiasmo gentile era entrato nel suo cuore superbo. E volle penetrare in Sassari egli pure e chiedere il nome di quel suo fratello ignoto e lontano che aveva inventato le strade ferrate, per poterlo ripetere ai pastori della Gallura e agli echi del Monte Limbara. Fu visto e riconosciuto, e gli toccò fuggire. Da quel tempo non si ebbero più novelle del bandito. Una volta corse voce che la giustizia l'avesse arrestato dopo un combattimento accanito. Molti sassaresi si adunarono sullo stradone per vedere arrivare su Mazzone, legato sopra un cavallo, in mezzo ai carabinieri, e fra questi curiosi era uno a cui batteva il cuore, Silvio. Ma la giustizia giunse anche questa volta a mani vuote. E accaddero altre cose in due anni lunghi. Accadde che Annetta si pigliò Giovanni, e che rimasero entrambi a speranza nostra, dove tutto il talento comico della servetta fu messo a larga prova nelle scene di gelosia suscitate dalla barba di Pantaleo. E accadde che Cecchino Misirolli estrasse un numero basso alla leva e andò soldato. E scelse di fare il carabiniere per non abbandonare l'isola. E accadde che Ambrogio si ammalò e che, credendosi giunto alla sua ultima ora, sentì il bisogno di annullare le ultime sue disposizioni testamentarie con un nuovo testamento, il quale fu scritto alla presenza del notaio Pirisi, di Giovanni, di Andrea, di Cecchino, carabiniere appuntato, e di Silvio. Ambrogio, con quell'atto solenne d'ultima volontà, nominò suo erede universale il conte Cosimo. Ma quell'eredità non doveva giovare a quel povero conte, non solo perché Ambrogio si affrettò a guarire, ma anche perché, continuando a frugare nelle viscere del monte Sopra Iglesias, Cosimo non tardò a vedere che zagli